Vai. Salve a tutti giudici, mi chiamo Chiari Asia, ho 18 anni, frequento il Vincenzo Dandolo di Bargnano. L'acqua che vi sto servendo è l'acqua Maniva, proviene dal monte Maniva e ha un pH alcalino. È povera di sodio. I piattini davanti a voi li ho messi per i cucchiaini che vi chiedo gentilmente di appoggiarli dopo aver assaggiato il mio caffè. Ora preparo le mie caffè. Asia è impegnata naturalmente nella macchina Ranciglio, poi andremo a ricordare anche quelli che sono gli sponsor ma anche i partner del Trismoca Challenge 2018. Vi facevo presente di come ci sono due schede, non so se si possono vedere poi con l'ausilio della regia con calma, perché ovviamente devono vedere prima quello che è le operazioni di Asia, tanto è trascorso un minuto. Queste sono le schede, ho in mano la scheda sensoriale e quella invece è più tecnica, quindi sostanzialmente quello che dovranno valutare, cioè uno dice questi qua cosa ci fanno lì, bevono il caffè a stocco e basta? No, fanno qualcosa di più. Per quanto riguarda appunto la scheda sensoriale, in valutazione dell'espresso che sta facendo Asia, in questo caso specifico, la valutazione andrà da 0 a 10, aspetto visivo, aspetto olfattivo, aspetto gustativo e la corrispondenza tra quella che sarà la spiegazione di Asia e ovviamente il riscontro pratico. Se lei ci racconta un espresso meraviglioso e poi loro invece trovano qualcosa d'altro, c'è qualcosa che non quadra e gli aspetti possono essere davvero molteplici e poi cercheremo di farvi capire perché possono essere molteplici. Vi racconto poi invece quelle che sono le valutazioni che fa a tal proposito sulla scheda tecnica il nostro Sergio, che accompagna sempre vicinissimo Asia in ogni operazione. Il caffè che vi sto servendo è il Grumetto 100% Arabica. È un caffè molto raffinato. Gentilmente vi chiedo di assaggiarlo in due momenti, poiché al primo sorso sentirete una nota di cioccolato e cacao, mentre il secondo sorso il cacao lascia spazio a agrumi e frutta secca e spezie. Facciamo un bel applauso per Asia, dai che è emozionata, ha bisogno del nostro e del vostro calore e sostegno, perché sta andando nella direzione giusta, siamo tutti con te Asia, forza! Grazie! E allora sulla scheda tecnica, a proposito della valutazione dell'espresso, qui naturalmente si parla di flussaggio del gruppo, uno dice roba è, poi ce lo facciamo spiegare, pulire ed asciugare il filtro prima del dosaggio, il vostro barista lo fa, punto di domanda, chiediamoci se sì o se no, se fa le cose giuste oppure no. Certo, io molte volte entro nei bar, mi devo segnare o toccare perché effettivamente spesso ci danno da bere di quella roba che chiamarlo caffè o espresso è un insulto totale. La perdita, per esempio, accettabile del caffè dosato, anche questa è una valutazione tecnica su cui i ragazzi devono prestare particolare attenzione. Il dosaggio e la pressione della macchina, la pulizia dei filtri e portafiltri prima dell'aggancio, l'erogazione immediata, il tempo di erogazione che non deve superare o deve stare tra i 20 e i 30 secondi. Capite bene che allora uno si chiede, ma questi qua cosa fanno tutto il giorno? Ne hanno da fare per poi esprimere il meglio di sé attraverso un espresso. Intanto la nostra Asia è pronta, prontissima, e sta elaborando invece i cappuccini. Vi racconterò a questo punto anche e soprattutto la scheda di valutazione tecnica e olfattiva dei nostri giurati, con cui poi oggi avrò il piacere anche di dialogare, vero? Assolutamente sì, se no parlo sempre io e poi la gente si rompe le balle e va via. Mi sembra anche il vino. No? Intanto sono trascorsi 4 minuti e 20 secondi, la prova deve durare 15 minuti. Io ringrazio di cuore gli insegnanti che hanno accompagnato in questo lungo percorso i ragazzi e facciamogli un bel applauso anche agli insegnanti. Quando vuoi parlare Asia vai pure, io taccio, non avere paura di azzittirmi, anche perché sarebbe utile farlo.
direi che per ogni preparazione dovrebbe scattare un applauso quasi immediato, no? Siamo lì, guardiamo la TV. A questo punto mettiamo sulla partita, no? Facciamo prima. Qual è? Bene. Vi ricordo a proposito di visionare, se c'è qualcuno dei vostri parenti che non è potuto intervenire quest'oggi, è possibile andare sulla pagina Facebook per seguire la diretta di questa, di questo nostro appuntamento sulla pagina Facebook ovviamente di Trismoca. Il mondo social Trismoca è particolarmente aggiornato attraverso naturalmente la pagina Facebook ma anche Instagram, e lì poi vi racconterò anche di un'iniziativa particolare collegata e legata al Trismoca Challenge 2018. Sì, e vai con gli applausi. Il latte da me utilizzato è il Racappuccio, è un latte ricco di grassi e proteine e facilita la sua montatura. Bravissima Asia. E poi andremo a conoscere anche il regolamento. È importante capire, comprendere bene che questa manifestazione ha delle regole, perché ovviamente anche i ragazzi devono darsi degli obiettivi e seguendo delle regole, altrimenti si va totalmente a caso e non si aiuta sicuramente ad un percorso positivo. 6 minuti e 18 secondi, Asia. Io approfitto per ricordare gli sponsor e i partner tecnici del nostro Trismoca Challenge 2018. Ovviamente c'è Ranciglio, macchine per caffè espresso, sono delle meraviglie queste macchine che aiutano sicuramente a migliorare il prodotto finale. Come non ricordare un'eccellenza bresciana ormai conosciuta in tutta Italia, la Centrale del Latte, che ci dà un prodotto meraviglioso che Asia ha utilizzato per effettuare i primi due cappucci e ovviamente utilizzerà anche per i successivi due giudici. Recappuccio della Centrale del Latte, un prodotto fantastico che solo Centrale del Latte riesce a distribuire in tutta Italia. In rappresentanza della BVT Water and More, sistemi di filtraggio e depurazione dell'acqua, abbiamo Sergio Barbarisi che è il nostro giudice tecnico. L'importanza di utilizzare dell'acqua di qualità, riesce ad esprimere un espresso di qualità, un cappuccino di qualità, una bevanda personalizzata che abbia le stesse caratteristiche. E poi ancora Ceado Macinini per il caffè, la Pulicaf, professionisti nella pulizia dell'attrezzatura del barista, l'acqua Maniva, acqua ufficiale del Trismoca Challenge, ultimo ma non per ultimo la Fancy Gents, veri professionisti artigiani dei grambiuli per baristi. Bene, 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 vedo che sei quasi a posto anche con i secondi cappuccini. 7 minuti e 50 secondi, hai tutto il tempo necessario per poterti gestire bene il tempo. Per come ti conosco sei messa benissimo, bella determinata, mi raccomando non far mai mancare il tuo meraviglioso sorriso Asia e i tuoi occhi che esprimono sicuramente tanta determinazione e voglia di esprimere questa passione per il mondo dell'espresso. Il Trismoca Challenge ovviamente ha anche dei partner istituzionali come la provincia di Brescia, il centro fiera del Garda, prego Asia. I giurati hanno una faccia proprio impietrita, non gli viene un'espressione che una, un sorriso, un mezzo sorriso, ma in verità hanno fatto anche una calibratura di questo genere proprio per evitare di dare simpatia a uno piuttosto che a un altro e guardare con gli occhi uno piuttosto che un altro no. Qui non ci sono simpatie, non ci sono antipatie, si fa una valutazione reale di quello che è il prodotto che viene servito. Prima stavo ricordando il centro fiera del Garda e quindi come non ricordare chiaramente chi ci ospita, Golos Italia, che prosegue ovviamente fino a martedì compreso. E poi una collaborazione decisamente nuova che racconteremo nel corso del nostro pomeriggio con Confesercenti. Nasce un progetto condiviso tra Trismoca e Confesercenti. Bene,
I cappucci sono stati serviti e Asia è pronta nel fare, nel preparare la bevanda creativa. Quando vorrai raccontarci come hai pensato questa bevanda personalizzata che per la prima volta quest'anno nella storia del Turismo Car Challenge può essere anche alcolica, per la felicità del presentatore che poi assaggia ovviamente tutto e poi vado a casa storto, ma tanto sono storto comunque, quindi non fa molta differenza. In verità, Asia, sono trascorsi 10 minuti e 30 secondi. Per chi si fosse avvicinato solamente adesso allo stand Trismoca, a disposizione 15 minuti. Ovviamente la bevanda personalizzata non è che può essere personalizzata e prende a cavolo quello che vuole, deve esserci dentro ovviamente anche un espresso. E poi vi racconterò magari con i successivi concorrenti tutta la tipologia del lavoro di preparazione che ha visto impegnatissimo Michael e la squadra di Trismoca nel poi realmente creare un percorso credibile verso quelle che sono stati gli impegni di tutti, partendo proprio dai 12 finalisti. Intanto la valutazione sulla bevanda personalizzata, sempre da 0 a 10, verranno in qualche modo valutate la creatività, la sinergia con il caffè, l'aspetto gustativo e come sempre la corrispondenza tra spiegazione e riscontro. Intanto ti stai avvicinando ad avere ancora 3 minuti a disposizione, Asia. Scusi. La bevanda da me idealizzata è a base di Cointreau, liquore all'arancia, uno sciroppo all'arancia fatto con infusione, con scorza di arancia e arancia rossa e una spremuta d'arancia di Riviera Dop. L'applauso pubblico di Montichiari per Asia! Ecco, io continuo a ricordare il tempo che trascorre, intanto sono 12 minuti e 40 secondi. Ma dopo i 15 minuti cosa succede? Finisce la prova? Uno dice no, lei può andare avanti chiaramente anche superando il tempo a disposizione, ma ovviamente questo viene penalizzato dalla scheda tecnica perché ovviamente andrebbe in overtime, così appunto citiamo andare l'oltre i 15 minuti a sua disposizione. È anche una piccola lotta contro il tempo nella gestione di quello che ovviamente è il tempo a disposizione. Sono uscito bene in foto? Vabbè, che solitamente esco veramente un disastro, grazie, molto gentile. E dicevo, vedo che però è messa benissimo, dovremmo riuscire e ce l'auguriamo di cuore che stia nei 15 minuti, intanto 13 minuti e 30 secondi. Forza Asia, siamo tutti con te e con grazie. I tuoi compagni di viaggio che diventeranno i successivi protagonisti. Tanto dico subito, si preparino i parenti di Asia perché poi andiamo a intervistarli. Sono tutti là. Mi ha subito sputtanato, così perlomeno arrivo subito a prendervi. Zack. Vabbè. Quattordici minuti e 20 secondi. Hai ancora 20 secondi a disposizione, forza che ce la fai, Asia.
Bravissima. 5 secondi. Deve ancora mettere leggermente a posto la parte relativa. 15 minuti e 5 secondi. La parte relativa. Stop al tempo. Stop al tempo, 15 e 10. Un bel applauso! Brava Asia! Grazie. Vieni qua vicino a me subito, immediatamente. Pugnetto, sei stata una grande, bravissima.